Carlo Chicco per Music Room, direttamente dalla stanza dei miei dischi, per raggiungere un grande cantante italiano, Nicolò Fabi. Lui ha assolutamente smentito il suo ritiro dalle scene musicali, anzi ha tirato fuori subito un doppio album di 20 in 20, ovvero 20 anni di carriera di Nicolò Fabi, con tantissime canzoni che lui ha riarrangiato nuovamente, e ci sono anche un sacco di rarità. Nicolò Fabi. Nicolò Fabi, ci incontriamo ancora una volta, come stai? Bene, bene, qui. Allora, un doppio album, subito mi è partita questa curiosità, no? È stato così un momento di riflessione questa raccolta, un guardarsi alle spalle, oppure hai messo un punto? Ma nessuna delle tre? No, forse più un punto che guardarmi alle spalle, che è una cosa che tendenzialmente faccio sempre. Quindi non è stata una novità, cioè non è qualcosa che fammi vedere cosa penso di quello che ho fatto in questi anni. Anche se è inevitabile che comunque l'occasione fa sì che lo sguardo sul passato sia stato un pochino più globale, organico, però è più che altro proprio un punto per girare pagina definitivamente. Un patto firmato, un bacio non dato, il futuro che cambia è una somma di piccole cose, una somma di piccole cose. C'è anche una versione speciale di questo doppio lavoro dove hai raccolto dei pezzi, ci sono anche delle rarità, c'è un live, c'è anche un libro dove ti sei raccontato. Come ti sei raccontato in questo libro? Ma la speranza è che facendo questa conversazione, peraltro negli anni, cioè non è una cosa che io ho fatto in occasione di questa raccolta, avevo iniziato diversi anni fa a fare un po' di conversazioni con questa ragazza che si chiama Martina Neri, ormai divenuta donna, che all'epoca era una mia ammiratrice e basta, che poi negli anni è diventata anche giornalista, però che è super esperta di tutto quello che ho fatto. E quindi mi piaceva che ci fosse, diciamo, attraverso il suo sguardo, il controcampo di quello che ho fatto, cioè che dietro le sue domande, le sue poi considerazioni, perché non sono solamente domande, ci fossero un po' simbolicamente le considerazioni e le curiosità che hanno animato le persone fin da quando mi hanno visto, diciamo. Infatti, se mi posso permettere, si vede che non c'è un taglio da giornalista all'inizio, ma proprio da molto spontaneo, secondo me. Sì, infatti quello si spera che possa fornire, insomma, a chi mi segue degli spunti diversi, delle considerazioni un po' meno ascoltate. La canzone Capelli aveva creato attorno a me un profilo, diciamo, di personaggio, non posso dire di artista, però di cantante, che era stato replicato e amplificato più volte, perché poi, anche se all'epoca non c'era internet, però il principio della replica di una cosa che funziona in maniera un po' scomposta avveniva anche allora, era il mio nome girava, e quindi in qualche modo, non so, era impossibile pensare che il Festival di Sanremo successivo, cioè quello del 98, non avesse me, perché ero quello che era uscito un po' più forte da quello 97, quindi tra le nuove proposte, quindi avevo accesso e diritto a furor di popolo, chiamiamolo popolo, alla manifestazione della Riviera Ligure in quanto big della canzone italiana. 26 di novembre ci sarà questo concerto, unica data in Italia, come mai una data soltanto? No, perché la festa è una, cioè che la festa del tuo compleanno la fai un giorno a Roma, una volta a Milano, un'altra a Bari, no? Quella è effettivamente una data unica, perché secondo me le cose uniche hanno una emotività diversa, ed era effettivamente un salutone in generale, prima di prendere inevitabilmente un po' di pausa. È stato un viaggio interstellare,
vita, fino al male che fa male, la ricerca più ostinata di quel bene esistenziale. Questa domanda probabilmente te la faccio anche durante la presentazione alla Feltrinelli, ma ecco, in questi 20 anni di carriera che tu stai festeggiando, qual è stato il momento, ecco, più bello, più interessante e quello più difficile a livello musicale? Ma il più bello, gradualmente tutti gli ultimi 5 anni lo sono stati, e forse il disco Una Somma di Piccole Cose è indubbiamente il mio apice, non solo forse a livello proprio artistico, musicale, perché indubbiamente è la cosa che ho fatto che mi piace di più, ma anche nella tipologia di risposta, di considerazione da parte del pubblico, che finalmente ho visto si è avvicinata a quello che speravo fosse. A livello più basso, indubbiamente il periodo tra il 99 e il 2000, quando dopo il biennio iniziale e i primi 2 dischi fatti molto di corsa ed ero diventato molto più un personaggio televisivo che un musicista, ecco, quello è stato molto frustrante, e credo che da lì sia partita una risalita, diciamo, decisiva e decisa verso ora. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Mi sono venuto in motocicletta, non mi sono pettinato con le pomme a mano, non ho messo lavato con la candeggina. Tante cose, quindi la carriera appunto ventennale, però c'è di tutto dentro, no? Da produzioni, condivisioni con altri artisti. Ecco, c'è un vuoto artistico che non si è riuscito ancora a colmare, qualcosa che avresti voluto fare e tradurre in arte, però per qualsiasi motivo non si è riuscito a... Questo sarà il tema delle mie riflessioni dal 27 novembre in poi, dal giorno dopo del concertone. Inevitabilmente avrò modo di capire qual è il segmento che ancora non sono riuscito a esprimere come avrei voluto. Indubbiamente è complicato, perché su un certo tipo di canzone in realtà sono arrivato a fare quello che volevo, quindi probabilmente riguarderà un modo di vivere la musica meno magari legato a un vissuto cantautorale personale, che inevitabilmente sento di aver percorso in lungo e largo praticamente in maniera totale. E quindi è ovvio che ognuno di voi in questo momento, come campione rappresentativo delle persone che mi ha seguito in questo tempo, ha un rapporto estremamente intimo con me, con la mia voce, con le mie canzoni, perché sono state spesso lì accanto a quei momenti che spesso comunque sono momenti solitari, perché i momenti brutti in cui uno sta bene tende a stare da solo, non tende a stare insieme agli altri. Quindi la sensazione, per una volta, per quanto è vero che negli ultimi anni il mio pubblico si è un pochino ingrandito e quindi siete abituati a vedere non più 200 persone ma magari 500 o 1000, però nel momento in cui il rimbombo di quel palazzetto renderà corali, collettive, magari anche cantate ad alta voce, canzoni che ognuno di voi ha invece vissuto dentro di sé, cantandole a se stesso o alla persona che è accanto, secondo me sarà un'emozione fortissima, ma proprio per voi. A questo punto è vero che ti ripresenterai in futuro comunque in una band, magari non come cantante ma come... È probabilissimo. Ora ti ripeto, non ci voglio pensare troppo, perché sennò... Scherzavo. No, non scherzavi. Cioè, è evidente che non ci voglio pensare adesso, perché per ora mi voglio godere quest'ultimo pezzetto della fase A, e poi la fase B arriverà, insomma. Ti ringrazio. Figurati, grazie a voi.
Ed era la nostra intervista al grande Nicolò Fabi. Probabilmente anche noi di Pop TV saremo con lui il 26 di novembre in questo unico concerto nazionale in cui lui celebra i 20 anni della sua carriera. Nicolò Fabi, a questo punto vi saluto e vi rimando ai nostri canali social. Ciao da Carlo Chicco.